Tchau. Ragazze, bentornate sul canale con un nuovo video spacchettamento. Allora, prima di iniziare il video vi volevo chiedere una domanda, volevo farvi una domanda. A breve, tra qualche giorno, dovrebbe arrivarvi un pacco che ho ordinato io qui appunto in UK, che si chiama Poundland, tutto un pound. Avevo già fatto un video tanto tempo fa, ormai quasi un anno, e avevo preso cose che ci sono anche in Italia. Volevo sapere se vi interessava che io faccio insomma il video unboxing della mia spesa, tra virgolette. Non è proprio una spesa, ma è una spesa per la casa, quindi pulizia, prodotti della pulizia e tante cosine diverse un po', e anche appunto prodotti che si trovano in Italia. Se mi lasciate un commento o un like, io capisco che posso insomma procedere a farlo, perché è inutile magari farlo e non interessa a nessuno. Lo farò anche se sono poche le persone a cui interessa, non è un problema. Mi piace condividere appunto quello che prendo, ogni tanto compro anch'io. No, vabbè, a parte gli scherzi, mi piace appunto condividerlo, così mi confronto anche con voi, perché a me piace questa tipologia di video. Quando la fanno le altre ragazze, a me piace andare a guardarlo, quindi ho detto ci provo. L'avevo già fatto, ma era veramente non molta roba ed era un altro sito. Poi insomma, se vi piace, insomma, mi fa piacere che me lo scrivete. Iniziamo. Oggi è martedì 8 novembre, sono le 5.36, qui in Italia saranno le 6.36. Abbiamo tre pacchetti, di cui uno, due, e poi abbiamo un pacchetto un po' più grande, forse molto più grande, questo, che forse io so già cos'è, è arrivato prima, e se è quello sono molto molto contenta, perché lo aspettavo veramente da tanto. Iniziamo, primo pacchettino a strappo. Olè. Ok. Sì, riconosco la scatola, ragazze. Questo è un MP3 che ho già fatto nello scorso uno o tre, non ricordo. Spacchettiamo, però il modello è diverso, è un mazza come pesa. Questo sì che è un MP3 fatto bene. Non è che l'altro era malvagio, però era un po' plastificato, diciamo. Questo invece è tutto bello cromato, è diverso, molto diverso. C'è anche il microfono, per registrare, on off. Beh, lo devo provare, perché questo è molto molto diverso dall'altro, è superiore secondo me, e quindi mi è arrivato appunto. Se volete chiedere, volete sbirciare, dovete digitare mi prendo una caramellina con la bustovara. Ho preso prima le gocce per la tosse, prendo una caramellina, scusate. Ok, secondo pacco, questo lo sgarriamo. Aspettate, adesso ci ho preso. Che buone queste caramelle. Ok, abbiamo un po' di cosine, un po', due forse, sì. Ok, il buono, per appunto tipo una specie di degustar box, la carta, questo e un altro specchio,
perché in casa mia forse gli specchi e le luci mancano, allora loro si preoccupano e mi dicono: Valeria, non ti preoccupare, ti mancano le luci, te le diamo noi, ti manca lo specchio, te lo diamo noi. E vabbè, questo è, sì, è grace.com, non so se c'è anche in Italia, ma io ho provato a prenderla una volta e non mi è piaciuta. Almeno può darsi che ho scelto cose che però non mi è piaciuta. Ok, apro un'altra caramellina. Se vi interessa sapere quali sono, sono queste qui, che sicuramente troverete anche in Italia. Magari è la stessa marca, però a quello che ho preso per mio figlio e la mamma mangia. Ok, allora, questo è il venditore Kedzoom. Lo copiate, lo potete copiare, potete provare a vedere se c'è in Italia. E mi ha mandato, questa è la terza o la quarta collaborazione che faccio con loro, mi ha mandato questa specie di radio sveglia. Vabbè, qua tutti i cavi, ok, poi è bianca, ha un bel design, ci va appunto USB, ci va proprio il caricatore, quindi anche quello da cellulare. E volevo provare ad accenderla, lo sai, non è un video review, però io sono curiosa come i bambini e quindi voglio provarla. Tutto qua. Ci vogliamo sentire un po' di radio inglese? O YouTube mi... però si accende. Madonna, sto tavolo. Oh, funziona, cioè funziona. No, da qui a distruzione. Mute, ore, ok. Ah, oceano, ok, non è una radio, ho sbagliato. Praticamente i rumori, per esempio la pioggia. Come si alza così? Sentite, questo è il rumore della pioggia. Andiamo a sentire Bird. Si sente? Ti risvegli la mattina con questo cinguettio. Ah, bello. Delicata. Maracuna. E... diluvio universale. Questo è no. Delle melodie, poi c'è l'oceano. Che tempesta, la tupera, un vento della Madonna. Il treno? No, boh. Comunque è un riproduttore di suoni. Spegniti, perché proprio guarda, non ci tengo. E ero convinta che fosse una radio, figuriamoci quanto leggo bene io o quanto mi interesso a capire cosa mi arriva. Lo faccio in un secondo momento e scopro infatti che non è quel che penso. Yeah! Ero convinta che fosse la radio, ahimè no, volevo farvi sentire un po' di music inglese, invece fake. Ok, chiudiamo tutto. Sleep Sound Machine, certo, dovevo leggerlo prima. Sleep Sound Machine. Valeria, anche tu cosa stai a fare qua? Pettinare le bambole? Vabbè, non l'ho letto prima. E poi c'è lo specchio, sempre della Kedzoom, chiamatelo come vi pare. E posso aprire senza fare tanti danni. Ok, questo è avventoso, a differenza dell'altro che è fisso, cioè fisso, non c'è bisogno di attaccarlo una mano sul tavolo. Ah, questo è avventoso. Ed è un 10x, cioè è un qualcosa che non lo so, nemmeno io, manco se vedo un piffero. Fatto così, si ruota 360, sì. C'ho sta ventosa.
e poi vabbè vanno le pile, quindi non è con il filo, con l'USB, ma vanno ben tre pile AA, cioè voglio dire, ne parliamone. E poi appunto c'è il pulsantino che penso si accende la luce, ed è un 10x, cioè io già sono grossa, se mi specchio mi metto paura da sola. Tiè, vediamo un po' se si vede qualcosa. All'incontrato, ciao. Vabbè, basta. E questi sono, mi sono pure appiccicata, i due appunto prodotti della Kensum. Adesso veniamo al pacco più grande, che è qui. Non so come farvi vedere, faccio così, ok? Allora, cominciamo a prendere da qua. Ah. Okay. Sì ragazzi, quello che penso io, cioè che pensavo, non so come lo faccio vedere. Se riesco metto una foto che gira, che va. È un... sul vostro Amazon provenienza e vedete un attimino se c'è. Questo è un tavolino semplice da giardino, si apre, bah, vabbè ragazzi, e quindi niente, anzi lo lascio già fuori così vi faccio le foto e lo monto, visto che non ci vuole nemmeno l'ingegnere stavolta, e quindi niente. Allora, il nostro video spacchettamento finisce qui. Ricordatevi di lasciare un bel pollicino all'insù e ricordatevi anche di farmi sapere se vi interessa l'unboxing più o meno tra virgolette della mia spesa o comunque i prodotti per la casa, quindi casa, bellezza, cura, insomma. Ora non mi ricordo, ho fatto un bell'ordinino, quindi vediamo un po'. Vi lascio un bacio, un abbraccio, fate le brave e lasciate un like. Ciao ragazze!